Questo programma è offerto da Gravissimo incidente ieri mattina a Palermo. Una donna di 84 anni, Concetta Lonigro, è stata investita in Corso dei Mille, all'altezza di Via dei Collati. A travolgerla è stato un furgone Fiat Ducato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. La donna, infatti, è stata immediatamente trasportata all'ospedale civico, dove però è deceduta in seguito alle gravi lesioni riportate. Ad intervenire, inoltre, sono stati anche i mezzi della sezione infortunistica. L'autista del mezzo coinvolto, un 38enne, è stato interrogato dagli agenti e adesso si cerca di costruire le varie fasi dell'incidente. Dopo il pentimento di Flamia, torna a tremare il mandamento mafioso di Bagheria e dintorni. L'ex boss del clan mafioso di Bagheria, Antonino Zarcone, che l'anno scorso si era visto infliggere 12 anni di reclusione, si è pentito. Dopo l'operazione Argo nella giornata di ieri, all'interno dell'aula bunker del carcere Pagliarelli, Zarcone ha dichiarato spontaneamente di aver iniziato a collaborare con la giustizia. A testimoniarlo anche un verbale del 29 settembre scorso in cui l'ex boss si autoaccusa delle due estorsioni contestategli. Intendo collaborare con la giustizia, ho già fatto dichiarazioni che accusano me stesso e gli altri, ha dichiarato Antonino Zarconi in videoconferenza. Dunque arriva forte il colpo per i mandamenti mafiosi dei comuni di Villa Abate, Ficarazzi, Altavilla Milice e Casteldaccia, che adesso vedono seriamente grandi rischi per la propria disonesta attività lavorativa. Paura ieri mattina in via dei Cantieri, vicino alla Traversa in via Giuvara a Palermo, quando un boato ha spaventato non solo i residenti della palazzina, ma anche tutti i passanti che hanno udito il forte scoppio. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai residenti, che sono entrati in quell'appartamento da cui usciva un denso fumo nero, presupponendo si fosse trattato dello scoppio di una bombola a gas o di una caldaia. In realtà pare che il forte botto sia stato causato da una bomba carta, un ordigno esplosivo o petardo molto rudimentale, normalmente ricavata dai petardi o cartucce, che è stata lanciata in una traversa limitrofa via Giuseppe Broggi. Solo un forte spavento, nessuno scoppio di bombole a gas, nessun ferito. Uno scherzo sicuramente di cattivo gusto che ha allertato le forze dell'ordine, ha messo innanzi i residenti e ha lasciato l'amaro in bocca. Il parroco bagherese Don Massimiliano Purpura ha subito un atto intimidatorio. Padre Purpura parla poco, sei un pagliaccio. Questa la scritta trovata dal giovane parroco martedì scorso sul muro dinanzi la canonica. Le minacce, che sono già state segnalate alla polizia, sono state fatte risalire alla decisione del parroco di spostare la statua della Madonna Immacolata per far posto ad un quadro delle anime sante risalente all'epoca dell'Ottocento e che adesso si trova in fase di restauro. Altra causa dell'atto intimidatorio potrebbe essere quella della decisione di scioglimento del gruppo dei portatori della Madonna. Il parroco in passato ha subito anche delle denunce per alcune modifiche apportate alla chiesa. Grande quindi la tensione attorno al parroco dell'Immacolata, che non sembra affatto essersi indebolito da tale atto intimidatorio. Se la situazione non migliorerà, anche l'attesissima processione dell'Immacolata potrebbe essere a rischio. Cosa ci fanno a Polina la testa mozzata e l'interiore di un capretto accanto ad un depuratore dell'acqua? Sarà mica stato uno sbadato carnezziere che ha distrattamente abbandonata la testa dell'ovino proprio lì? Oppure qualcuno che ha scambiato il depuratore per un centro di raccolta rifiuti? O ancora potrebbe essere un atto intimidatorio nei confronti dell'amministrazione comunale a seguito della vicenda della battaglia per l'acqua pubblica? Sono queste le domande che si stanno ponendo i carabinieri del comune di Polina che indagano sull'accaduto nel tentativo di fare luce su una vicenda che sembra avere chiaramente i connotati dell'intimidazione.
Pollina è uno dei 10 centri della provincia di Palermo che nei mesi scorsi hanno vinto la battaglia per l'acqua pubblica. Con la sentenza del 4 aprile scorso, la Corte d'Appello ha dato infatti ragione al Comune e ordinato la restituzione degli impianti, delle reti di distribuzione e dei beni funzionali alla gestione del servizio idrico e fognario. E proprio l'altro ieri, in Consiglio Comunale, era prevista la discussione sul regolamento idrico. Abbiamo raggiunto al telefono Magda Culotta, sindaco del Comune di Pollina. Abbiamo registrato questo episodio ovviamente con tanta amarezza. È stato ritrovato presso il depuratore di Pollina, proprio davanti al cancello, un sacco di mangime, vuoto dal mangime, con dentro una testa di capra e anche le viscere dell'animale stesso. In quella giornata in Consiglio Comunale si teneva l'approvazione del regolamento idrico comunale, appunto perché siamo ritornati alla gestione in-house del servizio idrico, e quindi noi abbiamo rintracciato in quel gesto, diciamo, una strana coincidenza, ecco. Quindi lei pensa possa essere un gesto intimidatorio nei confronti dell'amministrazione? Sì, esatto, nei confronti dell'amministrazione e della battaglia che l'amministrazione sta portando avanti, però credo anche che se qualcuno, insomma, si è voluto insinuare nel dibattito sulla gestione delle reti del Comune di Pollina, lo ha fatto in maniera assolutamente sbagliata. Può benissimo avviare la strada del dialogo, far sentire le proprie ragioni sicuramente con altri strumenti e non utilizzando ancora, diciamo, simboli che io credevo sinceramente fossero ormai fuori dalla storia, ecco. La preoccupa in qualche modo la vicenda? Ma devo dire che, diciamo, sono molto serena, non è una frase di circostanza come si dice in questi casi. Sono tranquilla perché penso che da questo punto di vista stiamo lavorando bene, dobbiamo andare avanti e completare l'iter, perché oggi il Comune di Pollina gestisce le reti e gli impianti di depurazione fognari, però non ha ancora la possibilità di fare bollettazione, cosa che appunto a partire dal regolamento che è stato varato l'altra sera si cercherà di fare nel più breve tempo possibile, perché ci stiamo ricostruendo da soli la banca dati di tutte le utenze del Comune di Pollina, proprio perché lato idrico da un lato ci ha ridato le reti sulla scorta di una sentenza che ci dà ragione, però dall'altro non ha definito tutto il processo e quindi non ci ha dato la banca dati e la bollettazione continua a essere fatta in capo a loro. Per cui io dico, mi sento serena, vado avanti insieme alla mia amministrazione, al Consiglio Comunale, a tutti quelli che a Pollina questa battaglia l'hanno sostenuta, e sono tanti, perché quando c'è stata la campagna referendaria, tutti i cittadini del Comune di Pollina hanno votato chiaramente per il ritorno alla gestione pubblica, proprio perché erano stanchi, stufi della gestione privata. Per cui i carabinieri chiaramente stanno indagando. Se si dovesse scoprire che proprio si è trattato, quindi, come pensiamo, di un atto intimidatorio, e si conosceranno i soggetti che hanno appunto fatto questo atto, scopriremo, diciamo, poi tutte le carte, però siamo assolutamente tranquilli. È chiaro che appunto l'amarezza c'è, ma ormai, diciamo, non manca tantissimo. Considerate che dal punto di vista temporale noi ci siamo ripresi le reti il 28 di agosto, quindi da poco più di un mese. Se avessimo avuto la banca dati avremmo iniziato a fatturare immediatamente. Purtroppo non è stato così, e quindi la stiamo costruendo al meglio con l'aiuto chiaramente di tutti gli uffici comunali. E io credo che verosimilmente entro la fine del mese di ottobre saremo pronti anche per fare la bollettazione da noi. Ma io fino ad oggi ho cercato di integrare al meglio le mie, diciamo, due attività. Le porto avanti in maniera univoca, seguo la mia comunità e cerco di seguire il territorio e i lavori parlamentari nel migliore dei modi possibili. Sicuramente ho un impegno più importante, più pesante rispetto ai tanti colleghi che fanno oggi solo il parlamentare, però io sono fiera di seguire la mia comunità, perché se oggi faccio il parlamentare lo devo sicuramente innanzitutto ad essa e poi a tutti quelli che chiaramente hanno creduto nel.
sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Il Rotary Club cittadino ha donato all'amministrazione comunale di Bagheria un'attrezzatura per bambini da installare a Piazza Butera. Tra le parti è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che finalizza le intenzioni di entrambe le parti di valorizzare la piazza, da dedicare prevalentemente ai bambini, avviando una serie di iniziative volte a rivalutare questo bene comune. I beni donati del Rotary Club saranno iscritti nell'inventario del patrimonio comunale e la gestione della piazza resta di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale, la quale si impegna all'apertura e alla piena fruibilità della piazza, alla conservazione del bene e all'organizzazione del servizio di guardia. Il Rotary si occuperà invece della manutenzione annuale o straordinaria delle attrezzature ludiche donate, garantendone la fruibilità. Soddisfatti ed entusiasti dell'iniziativa il sindaco Cinque e l'assessore Balistreri, i quali hanno ringraziato il Rotary Club nella persona del presidente Michele Abbate, che abbiamo intervistato telefonicamente. Intanto grazie per averci contattato come club. Il Rotary Club di Bagheria, nell'ambito delle attività di servizio che svolge costantemente nel territorio di Bagheria, ha avuto questa idea e subito è stata sposata l'idea con l'amministrazione comunale. L'iniziativa serve intanto a valorizzare una piazzetta storica della città che sicuramente ha necessità di essere organizzata. Quindi naturalmente l'iniziativa va non soltanto al club Rotary di Bagheria, che si è occupato di mettere insieme delle risorse, in quanto ci sono delle aziende soprattutto che hanno partecipato e parteciperanno a questa iniziativa anche con contributi relativi all'acquisto, al montaggio, anche l'intenzione è anche quella di rendere la villetta fruibile ai bambini e inoltre corredarla anche di un arredo come verde urbano. Quindi siamo molto contenti che abbiamo potuto fare, siamo riusciti in questa iniziativa. Si legge che è stato fatto un protocollo d'intesa tra l'amministrazione e il Rotary Club, ma quali sono i ruoli delle parti riguardo questa donazione? L'amministrazione comunale si impegna a far fruire la villetta, quindi si occuperà dell'apertura, della fruibilità, quindi si occuperà soprattutto anche della pulizia e della custodia della villetta. Il Rotary vigilerà anche sulla manutenzione della struttura e in seguito sarà sicuramente vicino anche alla città per organizzare nuove iniziative, quindi avendo una villetta organizzata potremo anche organizzare delle iniziative per tutti i cittadini. Sì, certamente questa iniziativa portata a buon fine potrà anche essere un modello, ad esempio, per tutti coloro che hanno intenzione di fare del bene per la città. A volte basta poco, quindi un po' di buona volontà e scovare quelle
VIP, quelle persone che sensibili a queste iniziative. Dobbiamo essere bravi a scovarle e a coordinarle. Il sito della cittadinanza intanto a collaborare anche per rendere la piazzetta fruibile e soprattutto diventando, già lo è, un bene comune, quindi invito tutti i cittadini a conservare questo bene e a vigilare anche sulla corretta fruibilità del bene. Manca appena una settimana dalla gara d'appalto più attesa delle Madonie, quella che dovrebbe assegnare all'azienda che risulterà vincitrice la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di ammodernamento degli impianti di risalita di Piano della Battaglia nel territorio di Petralia Sottana a Palermo, ed è già polemica. La garella è scoppiata tra la MAN, associazione ambientalista di Messina, ed Antonio Catalano, della Piano Battaglia SRL. Andiamo per ordine. La gara d'appalto, che si terrà la prossima settimana, è già la terza dopo quelle fantasma dell'autunno 2013 e del luglio 2014, saltate a causa di uno stallo forzato imposto dalla stessa MAN attraverso numerose note, e adesso l'associazione ambientalista presenta un nuovo esposto in procura, puntando il dito sul piano regolatore del comune di Petralia Sottana, comune nel quale dovranno essere svolti i lavori. In più, l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici non ha ancora pubblicato la lista delle aziende partecipanti. Secca ed immediata la risposta del presidente della Piano Battaglia SRL, Antonio Catalano, che dal suo profilo Facebook dichiara: «La MAN, associazione nota per il suo interesse per la perfetta applicazione delle leggi urbanistiche e sui lavori pubblici, più ancora che per il suo interesse per gli uccelli, ha puntato i suoi riflettori sul piano regolatore del comune di Petralia Sottana e nuovamente sulla riqualificazione turistica di Piano Battaglia, scoprendo le carte sugli interessi economici che ispirano le sue battaglie, auspicando il buon lavoro della magistratura per far luce su ogni comportamento penalmente perseguibile eventualmente messo in atto da tutte le parti, MAN compresa. Esprimiamo la solidarietà a tutti i funzionari ancora al lavoro per l'espletamento della gara, senza nessun imbarazzo per il fatto che, ancora una volta, siamo gli unici concorrenti a raccogliere l'invito per fornire il privato contributo alla riqualificazione e tutela del comprensorio di Piano Battaglia». Come può un oggetto portare con sé sensazioni e ricordi nel tempo? Un oggetto resta un oggetto, ma è la persona che lega a quell'immagine un affetto, un legame, che rimane indelebile. A pochi giorni dalla messa in funzione dell'orologio della piazza, così lo chiamano i cittadini di Villabate, ecco riaffiorare vecchi aneddoti e solchi sul viso dei più anziani. E c'è chi era giovane quando l'orologio smise di contare le ore e i minuti. Una presenza che, pur se non funzionava, c'è sempre stata e che il paese ne ha fatto un simbolo, un punto di riferimento. Il merito della messa in funzione va tutta all'amministrazione del comune di Villabate, in particolare all'assessore Giovanni Pitarresi, che ha ridato alla cittadinanza un pezzo di storia. Adesso non ci rimane che goderci i rintocchi delle prossime campane. Giorni fa, la presenza delle strisce blu all'interno del parcheggio dell'Università in Viale delle Scienze ha suscitato scalpore tra gli studenti Unipa, che non solo da quest'anno si sono viste aumentare le tasse, ma che hanno anche subito la beffa dell'ipotesi del parcheggio a pagamento. Dunque, nella giornata di lunedì scorso, subito dopo aver dato il benvenuto alle matricole, gli studenti Unipa appartenenti al collettivo universitario autonomo hanno pensato bene di coprire di bianco le strisce blu presenti nel parcheggio. Un segno di protesta, dunque, verso un'università che offre sempre meno, pretendendo però sempre di più degli studenti e dalle loro famiglie. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore, perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi.
Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Le Voci del Mare, il concorso ideato dall'emittente televisiva Canale 8 e patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, continua con la sua tanto attesa semifinale che si svolgerà domenica 12 ottobre alle ore 20:30 presso i Girasoli, via del Macello 43 a Bagheria. Dopo 3 mesi estivi di sana competizione canora, dove si sono esibiti artisti dilettanti e non, adesso i migliori sono passati alla semifinale e si sfideranno fino all'ultima nota. Per assistere a questa fase del concorso basta prenotarsi al numero 333-2547-333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. I vincitori arriveranno alla finale che vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8 rigorosamente in diretta TV. Una competizione dove i telespettatori saranno parte attiva della serata, infatti potranno esprimere la loro preferenza che si aggiungerà al voto parziale della giuria. Il traguardo è vicino e la tensione sale. Questo programma è stato offerto da italiani che sono affezionati al sito numero uno in Italia, il meteo.it. Previsioni per mercoledì 1 ottobre 2014, una perturbazione atlantica raggiunge il nord e la Toscana con precipitazioni diffuse e temporali. Ecco il dettaglio preparato da il meteo.it. Al nord tempo perturbato su gran parte delle regioni con precipitazioni diffuse e temporali, possibili un po' ovunque, fenomeni più consistenti sulla Liguria. Più asciutto rimarrà il Friuli Venezia Giulia, anche se non mancheranno occasionali deboli precipitazioni. Al centro il tempo diventa più nuvoloso sulla Toscana con piogge ma anche temporali, schiarite e piovaschi anche sulle Marche, Nord Umbria, sole prevalente invece sul resto delle regioni. Al sud giornata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni dove il cielo sarà terso e limpido. I venti soffiano deboli da sud sul Tirreno e Mar Ligure, da nord altrove. Temperature previste minime in ulteriore leggero aumento con valori che saranno compresi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo 19-24 gradi al nord, 22-27 gradi al centro e fino a 28 gradi al sud. Bene, il meteo.it vi invita a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e vi saluta ringraziandovi per averci seguito naturalmente. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 1 ottobre, si ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino. Il nome Teresa è di origine incerta, alcune ipotesi lo riconducono alla lingua greca, ai termini teros, estate, terizzo, mietere o terao, cacciare, ma anche al nome di Terasia, un'isola dell'arcipelago di Santorini. Dice il proverbio, a ottobre si domanda funghi, castagna e ghianda. Sono nati oggi Julie Andrews, Milly Carlucci, Samuele Bersani.
1 ottobre 1869 l'Austria emette la prima cartolina postale. Color avorio, con francobollo già impresso, era priva di fregi e poteva contenere un messaggio di massimo 20 parole. Il 1 ottobre del 1958 viene creata la NASA, l'ente nazionale americano per le attività spaziali e aeronautiche, che sostituì la NACA, l'agenzia federale già attiva dal 1915. Infine, il 1 ottobre 1964 il Giappone inaugura la prima linea al mondo di treni ad alta velocità, la Tokyo-Osaka, a 210 km orari. Honoré de Balzac ha detto: ricchi si diventa, eleganti si nasce. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 1 ottobre. Ariete, non aspettatevi molto da questo primo giorno di ottobre, perché rimarreste inevitabilmente delusi. Colpa della Luna e di Venere che vi remano contro, con spiacevoli conseguenze, soprattutto a carico del vostro umore, troppo ansioso e intollerante. Toro, metodici, pazienti, organizzatissimi, svolgete le tante incombenze quotidiane, pronti ad affrontare con determinazione tutti gli impegni che vi attendono. Le opposizioni di Mercurio e Saturno non vi rendono la vita tutta rose e fiori, ma voi accettate la sfida. Gemelli, avete in mente grandi progetti, ma non trovate l'appoggio delle persone che più amate. E vivete questa situazione con senso di delusione, ma forse è che, come al solito, vi gettate anima e corpo in progetti a dir poco velleitari. Cancro, beh, non si può certo affermare che questa luna in Capricorno vi sia amica. Troppi gli inciampi, troppi gli intoppi che la sua opposizione vi provoca, con conseguenze decisamente poco gradevoli, soprattutto sulla vita coniugale e in quella familiare. Leone, in passato forse avete mancato qualcuno degli obiettivi che vi siete dati e adesso la paura di fallire condiziona oltremodo le vostre scelte. Fate attenzione, il timore che vi paralizza potrebbe impedirvi di cogliere un'occasione coi fiocchi. Vergine, la Luna e Mercurio in promettente angolazione si prodigano per garantirvi una giornata serena e rilassante. Il mese inizia sotto buoni auspici. Potreste sentirvi avvolti da un forte desiderio di approfondire la vostra dimensione spirituale. Bilancia, novità in grado di movimentarvi questa giornata d'inizio mese non ne mancano di certo, ma oggi tutto sommato ne fareste volentieri a meno. Le idee sono confuse, non siete in grado di mettere a punto le strategie più adeguate. Pazientate. Scorpione, trasferendosi nel favorevolissimo Capricorno, la Luna torna a sorridervi. Il notturno satellite è tutto per voi e vi regala una giornata gioiosa. Finalmente recupererete il buon umore, avete voglia di uscire, di vedere gente e di fare nuovi incontri. Sagittario, davvero poca la partecipazione che mettete in ciò che fate. Quanto al solito entusiasmo, poi, oggi proprio non ce n'è la minima traccia. Non prendetevela, una parentesi di stanca capita anche ai migliori. Abbiate fiducia, presto passerà. Capricorno, luna agitata nel vostro segno oggi. Il notturno satellite si accapiglia con il Sole eppure con Venere, mentre fa il filo a Mercurio e Nettuno. Difficile dire come andrà a finire, molto probabilmente con un nulla di fatto e con un po' di confusione. Acquario, il passaggio della Luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista. Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento, evitate di fantasticarci sopra.